Allora, oggi parliamo di sostenibilità, cittadinanza e chimica verde in questo modulo di educazione civica. Parliamo di sostenibilità da un punto di vista storico, ricordando tre date cardine che vedete si susseguono con intervalli addirittura di 20 anni. 1972, la conferenza di Stoccolma delle Nazioni Unite introduce 26 principi per quanto riguarda i concetti di attenzione ambientale nella politica. 1992, 20 anni dopo la conferenza di Rio de Janeiro, dell'ONU, introduce l'Agenda 21 con 40 capitoli in 4 parti che riafferma l'importanza degli aspetti ambientali nella politica. 2012, conferenza ancora dell'ONU sulla sostenibilità, chiamata Rio 20 e più, proprio perché si è tenuta nello stesso posto esattamente ancora 20 anni dopo. È come se ci fosse un orologio che ci dice ogni 20 anni di ricordarci del pianeta. Ulteriore passaggio, 25 settembre 2015, l'ONU produce un'agenda che viene chiamata Agenda 2030. Agenda vuol dire, viene dal latino e significa le cose che devono essere agite. Per fare cosa? Per arrivare a 17 mete di sostenibilità dettagliate in 169 target. Da casa poi potrete vedere i link che sono allegati a questa presentazione. I 17 goals li conosciamo tutti. In celeste vediamo quelli che da chimici ci possono particolarmente ci possono interessare. Il 3, good health and well-being, certamente la salute e il benessere è un aspetto molto importante per i chimici. Pensiamo, per quanto riguarda la salute, a tutto lo sviluppo della chimica farmaceutica, basti pensare veramente in questa pandemia a quanto rapidamente sono state introdotte nuove molecole, testate, il vaccino, l'aspetto diagnostico e così via. Ma anche il benessere. Il benessere, penso veramente a tutte quelle sostanze che ci permettono di vivere la nostra vita quotidiana, a quei materiali che ci permettono di vivere la nostra vita quotidiana. Pensate semplicemente al nostro cellulare. Pensate al fatto che toccandolo lo schermo è touch. Ecco, pensiamo al benessere in questo senso. Noi uomini e donne di questo millennio, senza la chimica non avremmo a che fare col benessere che invece sperimentiamo, purtroppo non in maniera paritaria, non in maniera egalitaria fra le diverse parti del mondo. Numero 9, innovazione, industria e infrastrutture. Anche qui, ragazzi, l'industria chimica, la parola chimica, anzi, in questo caso l'aggettivo chimica di industria, vi faccio notare che è l'unico aggettivo che va a connotare un'industria. Non esiste un aggettivo che denoti una scienza, che connoti un'industria con una scienza. Non esiste, per capirci, l'industria fisica o l'industria matematica. L'industria chimica certamente sì, un'industria che va completamente rinnovata, e vedremo come. Compito nostro insegnarvelo, averlo studiato e continuare a studiarlo, compito vostro applicarlo. E poi ancora il consumo responsabile e la produzione. Ecco, qui si apre come dire, si aprono scenari meravigliosi per il chimico. Abbiamo parlato, per esempio, del recupero dell'oro dai rifiuti elettrici ed elettronici. Un consumo responsabile significa anche un riutilizzo e significa una produzione responsabile, a partire non più dalle materie prime, che spesso non sono rinnovabili, ma a partire da quelli che sono i nostri rifiuti. Io vedo il chimico del futuro come un architetto
che riesce a progettare utilizzando materiali, fra virgolette, di recupero. E guardate, non c'è nulla di non nobile in questo. Pensate un parallelo così che mi viene in mente adesso a come i mattoni dell'impero romano sono stati, i massi, le pietre dell'impero romano siano state poi recuperate durante il Medioevo. C'è qualcuno che costruisce, il tempo che rovina e poi c'è qualcun altro che riutilizza. Questo nella storia, questo anche nella chimica. L'azione climatica, dico poche parole perché poi chiaramente ognuno di questi temi per il chimico diventano temi, come dire, veramente infiniti. Pensiamo solo all'utilizzo delle alghe per catturare l'anidride carbonica e sistemare e fare sostanza organica. Ecco, l'utilizzo delle alghe è un esempio. L'azione climatica in cui il chimico può avere tanto tanto da fare è una di quelle sicuramente prioritarie. In questo il consumo responsabile diventa fattore che causa una azione positiva climatica, perché se io, facciamo un altro esempio, produco il diesel utilizzando la plastica di scarto che è presente nei nostri mari, è vero che vado a bruciando quel diesel e mettere anidride carbonica nell'atmosfera, ma non immetto ulteriore anidride carbonica rispetto a quella che io immetterei nell'atmosfera se bruciassi semplicemente un derivato del petrolio. Ecco, quindi vi rinnovo questo concetto. Produrre in modo responsabile, consumare in modo responsabile ha degli effetti positivi sul clima. E poi ancora il chimico si occupa sicuramente della vita sotto il mare e della vita sulla terra, perché l'inquinamento al quale andiamo incontro se il ciclo di produzione non è pensato secondo una strategia di ecodesign, di circolarità dell'economia, ecco, quell'inquinamento a cui andiamo incontro distrugge sia la vita sotto il mare che quella sulla terra. Quelli che vi ho cerchiato sono sicuramente i punti più importanti per un chimico, ma tutti gli altri sono sicuramente, altre, come dire, sono comunque punti che non dobbiamo dimenticare. Pensiamo per esempio all'energia. Quando io penso all'energia penso ai nuovi materiali, penso ai pannelli fotovoltaici oppure alla scissione dell'acqua, a cosa la chimica dei materiali può fare in questo ambito, alla purificazione delle acque, anche qui la chimica può fare tantissimo, l'attenzione all'ambiente è sicuramente sparsa in tutti questi goals. Appunto ancora le comunità e le città sostenibili e così via. Facciamo un passo avanti, definendo che cos'è un processo sostenibile. Sostenibile, sustainable, viene dal latino sustinere. Sustinere vuol dire che io lo posso tenere, come dire, quasi sulle mie spalle, che lo posso portare avanti. Un processo o un sistema è sostenibile se può essere mantenuto a quel livello all'infinito. E allora diciamo subito una cosa importante, che nel concetto di sostenibilità che voi vedete qui al centro entrano in gioco aspetti ecologici, sociali ed economici che sono paritariamente importanti. Un processo che è socialmente ed economicamente accettabile è un processo equo. Un processo che è economicamente ed ecologicamente fattibile, accettabile, scusate, è effettivamente fattibile. Vi faccio subito un esempio: non posso continuare a produrre cellulari, quindi it would not be, non sarebbe appunto fattibile se mi mancano le materie prime. Quindi l'aspetto ecologico che mi permette il recupero di certe terre rare importanti per il mio cellulare diventa anche come dire, un prerequisito affinché il processo economico possa andare avanti.
E ancora, se il processo è socialmente ed ecologicamente fattibile, allora vuol dire che è sopportabile. Sopportabile vuol dire che i costi sociali e quelli ecologici sono in qualche modo accettabili. Dall'unione di tutte queste caratteristiche ho il mio processo sostenibile. Quali sono i tre pilastri del concetto sfaccettato della sostenibilità? I tre pilastri sono quella che viene chiamata the triple bottom line, planet, people, profit. Attenzione perché the bottom line è la linea come dire, che sta in fondo ai bilanci per capire poi quello che si è guadagnato, e cioè il profitto. Il guadagno, ve lo ricordo, è la differenza fra il ricavo totale e la spesa. Questa line, bottom line, linea finale, che è il profitto, è in realtà da incrociare però o comunque da accostare ad altre due linee molto importanti, una che riguarda il pianeta e una che riguarda appunto le persone. L'espressione non è nuova, è del 1998 e viene proposta da Elkington per il business del XXI secolo. Come si fa a recuperare come si fa a recuperare queste tre linee di chiusura del bilancio di un processo? Innanzitutto staccando la produzione dai combustibili fossili e arrivare all'irruzione nel mercato e quindi nel profitto delle risorse rinnovabili, e poi avendo un approccio zero waste. Zero waste vuol dire un approccio che non produce scarti. E uno dice: ma come faccio a non produrre scarti? Non produco scarti nel momento in cui il mio scarto diventa sorgente di materiale per un altro processo. Gli atomi, ragazzi, ve lo voglio ricordare, gli atomi sono particelle che non sperimentano, potremmo dire, la morte. Gli atomi sono atomi e fin quando uno non li fa, come dire, non li sottopone a reazioni di fusione o fissione nucleari, gli atomi sono perenni. E questo è una cosa molto interessante perché vuol dire che anche da uno scarto io posso ottenere quegli atomi che mi permettono di produrre qualcos'altro. Planet, gli aspetti del pianeta e gli aspetti fisici riguardano la prevenzione dello svuotamento delle risorse essenziali e la loro chiaramente gestione nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità. In questo contesto, ridurre l'impronta ecologica di un qualunque processo produttivo è cruciale. E come si fa per ridurre l'impronta ecologica? Sicuramente si deve oculatamente evitare il consumo di tutto ciò che non è rinnovabile e ridurre gli scarti di manifattura, compresa la loro tossicità, e quindi l'approccio. Mentre un tempo, quando io mi laureavo, era from the cradle to the grave, cioè dalla culla alla tomba, attualmente l'approccio alla produzione non può che essere un approccio di upcycling, cioè di prendere ciò che il ciclo produttivo ha posto alla fine del processo, cioè lo scarto, e di tirarlo su upcycling, in un approccio che è cradle to cradle, e cioè un approccio dalla culla alla culla, alla nuova culla, anche grazie a tutta una serie di strategie digitali che possono mettere in contatto ciò che è come dire, ciò che è il produttore di uno scarto con chi lo può recuperare. Il secondo pillar, vi ricordate, planet, people, profit. Il secondo pillar sono le persone, perché il rispetto dei diritti umani nel fair business, che cos'è fair? Fair è un business che è corretto, è fondamentale per il bene della società e soprattutto la responsabilità sociale porta ad un benessere che permette anche
al business stesso di essere portato avanti in maniera positiva. La relazione fra le persone, uno stipendio corretto e tutta una serie di attenzione, appunto, di attenzioni alla persona diventano cruciali. La terza linea è chiaramente il profitto. Il profitto è ciò a cui tende ogni tipo di business e quindi non può assolutamente essere, come dire, non considerato, e il beneficio economico è il motore dell'attività di business stesso. Ciò che la società del futuro oramai comprende è il fatto che questo profitto deve essere il profitto il più allargabile possibile a tutti gli stakeholders, cioè i portatori di interesse. Questa è un'altra parola che è bene che impariate: ai portatori di interesse della società. E allora andiamo a vedere perché parliamo di chimica verde e come ne parliamo. Nel dicembre 2019 il Green Deal europeo è stato, varato, è stato dato alla luce dalla Commissione europea per migliorare il benessere delle persone del futuro e per rendere l'Europa climate neutral, diciamo, quindi neutra da un punto di vista del clima, e per proteggere l'ambiente e il benessere delle persone. Il concetto è che l'Europa dovrà diventare neutra da un punto di vista climatico nel 2050. Gli scopi, come vi dicevo, è la protezione della vita umana, animale e delle piante, migliorare la capacità dell'industria di diventare leader nelle tecnologie pulite e di includere, vi ricordate, people, l'importanza delle persone, di includere una transizione giusta ed inclusiva. A questo link voi avrete le slide, potete trovare tutta la comunicazione originale del Parlamento, della Commissione europea sul Green Deal, e potete sicuramente vedere quali sono i punti importanti: il clima, dicevamo, l'energia, le costruzioni, l'industria e la mobilità. Pensate, ragazzi, che le forme di trasporto, che debbono diventare sempre più possibile pulite, rappresentano il 25% delle emissioni totali nel nostro mondo europeo. E pensate che purtroppo l'industria attualmente riutilizza solo il 12% dei materiali che vengono scartati. Pensate ancora che i nostri palazzi consumano il 40% di energia. Fate tecnologie, voi sapete che una parete può diventare un colabrodo di calore, oppure, se isolato termicamente, può far sì che i nostri termosifoni che scaldino casa non vadano a scaldare l'ambiente esterno. Quindi immaginate quanto lavoro il chimico ha da fare sulla chimica delle costruzioni. E voi sapete ancora che la produzione e l'uso dell'energia purtroppo causano addirittura il 75% delle emissioni dei gas di serra nella nostra Europa. Quindi passare a forme di energia completamente decarbonizzate, mettiamola così, è cruciale. Questi sono i target del Green Deal europeo. Quanta chimica serva per raggiungere questi target ve lo lascio solo immaginare. Parliamo di macchine che vadano con l'idrogeno, parliamo di industria completamente innovativa, parliamo di nuovi materiali che permettono di raggiungere queste mete. Parlando di questo, chiaramente vi ricordo che la chimica verde non è una parola così inventata, ma è un concetto che voi potete ben trovare dettagliato al link che trovate nelle slides, pubblicato dalla Royal Society, appunto, link in cui troverete i 12 principles della chimica verde. Quali sono questi 12 principi?
Prevent waste, sicuramente il primo è quello della prevenzione degli scarti e dell'eco-design, quindi di andare a in qualche modo disegnare un processo chimico che minimizzi già a partire gli scarti. Atom economy, è chiaro che noi chimici siamo bravissimi nel concetto di stechiometria della reazione. Stechiometria vuol dire stechiometros, misurazione dei rapporti, la resa di reazione, i non sprechi e come dire, la massimizzazione dell'efficienza del processo chimico lo studiate con tecnologie. È chiaro che tutti quei feedback sul processo, sull'impianto che voi andate a disegnare hanno come, come dire, fine ultimo quello di attuare la massima economia negli atomi. E sempre di più questo va fatto. Poi chiaramente evitare metodi sintetici pericolosi, mi pare ovvio. Ridurre la tossicità del prodotto, mi pare ancora più ovvio. Non usare solventi o usare solventi safe. Safe vuol dire non pericolosi per la salute. Bene. Andremo a sintetizzare la bioplastica, il polilattato con catalizzatori non tossici, mentre attualmente si usa lo stagno che presenta notevoli tossicità, e lo faremo senza utilizzare solventi tossici come addirittura il benzene, come era stato fatto. Quindi con la prova pratica, l'aspetto pratico che faremo insieme, andiamo proprio ad applicare alcuni di questi principi. E ancora, evitare le alte temperature e le pressioni, mi sembra ovvio perché alta temperatura e pressione significa energia. Nel recupero dell'oro che precedentemente facevamo ad alta temperatura per tempi di 2-3 ore, abbiamo visto che lo stesso recupero dell'oro può essere fatto da rifiuti RAE a temperatura ambiente utilizzando un tempo maggiore. Il tempo in generale in un processo non è che si paghi, l'alta temperatura invece certamente sì. Utilizzare fonti rinnovabili. È chiaro che l'utilizzo di fonti rinnovabili fa sì che l'immissione di anidride carbonica dovuto a quella fonte rinnovabile, l'emissione potrà essere controbilanciata dal riassorbimento della stessa anidride carbonica da parte delle nuove piante. Quando io parlo di risorse rinnovabili parlo ovviamente del mondo vegetale, che potrà riassorbire quell'anidride carbonica che magari era stata immessa nell'ambiente bruciando quella risorsa vegetale. Facciamo un esempio banale: biodiesel fatto da un olio di girasole. Il biodiesel bruciato va a immettere nell'ambiente una certa CO2, il girasole che nascerà nuovo, per nascere avrà bisogno di carbonio, di atomi di carbonio che riprenderà dall'atmosfera, e magari nel nuovo girasole ci sarà lo stesso carbonio che era nel girasole dell'annata prima e che era diventato diesel, e da diesel era stato bruciato ad anidride carbonica. Concetto di circolarità che si chiude quando la risorsa è rinnovabile. Andiamo avanti. Omettere la derivatizzazione. Derivatizzare significa aggiungere ad una molecola un pezzo per fare varie operazioni. Spesso nella chimica organica si protegge, poi si scopre, si ricopre. Si fanno tanti tanti passaggi, se io li posso evitare sicuramente è meglio. Uso dei catalizzatori, anche qui quando sintetizzerete la bioplastica, i catalizzatori utilizzati dovranno non essere tossici. E perché fanno bene i catalizzatori? Questo lo sapete, perché i catalizzatori promuovono un andamento nel cammino della reazione che noi chimici chiamiamo coordinata di reazione, promuovono un andamento a minore energia di attivazione, e questa minore energia di attivazione fa sì che quindi le condizioni siano più miti e serva minore energia per arrivare dai reagenti ai prodotti.
E poi ancora, design for degradation, che vuol dire che io devo disegnare un mio oggetto affinché esso sia poi degradabile. Degradazione vuol dire, può essere diverso tipo, c'è la biodegradazione ad opera dei batteri, ma c'è anche la fotodegradazione alla luce, il weathering, cioè l'esposizione agli agenti atmosferici spesso provoca degradazione. Quando io vado a organizzarmi per produrre un materiale, devo anche organizzarmi per prevedere come il materiale deve essere decomposto negli atomi che poi potranno essere recuperati. In process monitoring, anche qui il monitoraggio di processo è fondamentale. Pensate ai feedback degli impianti in tecnologia. Se io non ho un controllo di temperatura, una resa di reazione potrebbe non andare bene. Ecco perché, per esempio, quindi il monitoraggio continuo del processo chimico rimane fondamentale. E poi ancora, ovviamente, prevenire gli incidenti. Prevent accident. Come facciamo a prevenirli? Sappiamo come chimici, come si comportano le nostre molecole, dobbiamo fare in modo che esse reagiscano secondo gli schemi che abbiamo deciso noi, quindi senza lasciare nulla al caso. Bene, nelle slide che troverete, trovate i documenti originali sulla base dei quali ho preparato questa lezione. E ancora il discorso dell'Europa neutra dal punto di vista delle nuove emissioni. Trovate ancora molto, molto interessante tutti i. Questo ve lo faccio vedere un istante. Ecco qua. Trovate questo documento sulle molecole piattaforme che possono essere ottenute semplicemente dai materiali lignocellulosici e quindi, per esempio, dagli zuccheri. Bene, allora, come andare avanti? Dai tre pillars che abbiamo visto per quanto riguarda the triple bottom line, people, planet e profit, arriviamo a vedere come questi tre pillars diventano pilastri anche della bioeconomia. Ripetiamo alcune cose e fissiamocele nella mente. Lo scarto non esiste. Il concetto dello zero waste approach significa che nulla può essere considerato come materiale di scarto. Gli atomi, vi ho detto, a meno che non subiscano reazioni nucleari, non sono distruggibili, non possono essere distrutti. La biomassa è ciò che rimane la via fondamentale per arrivare alla circolarità dei processi e ciò che è consumabile deve far ritorno alla biosfera senza effetto negativo alcuno in una sequenza di reazioni che noi chiameremo biocascata. Attenzione ragazzi, perché quando parleremo di bioraffineria il concetto della biocascata diventerà fondamentale. Tutta la nuova chimica deve essere, come dire, deve trovare energia in fonti rinnovabili. E allora, direttiva 2008 della Comunità Europea numero 98. Questa direttiva, ragazzi, noi sappiamo che noi abbiamo sempre a che fare con delle leggi, l'avete visto nell'analisi dei vini, nell'analisi delle acque, la legislazione per noi è come dire, la cornice entro la quale inserire la nostra competenza tecnica. E quindi all'interno di questa direttiva noi troviamo una piramide fondamentale, che è la piramide degli scarti. Alla base di tutto ci deve essere la prevenzione nel costruire lo scarto. Vi ho detto prima che come chimici siamo architetti. Dobbiamo architettare un nuovo materiale o un nuovo prodotto prevenendo più di tutti la possibilità di avere scarti. E poi certamente c'è il riuso del materiale e poi c'è l'eventuale riciclo. E attenzione perché il recupero energetico è un passo ancora successivo.
prima del recupero dell'energia, cioè bruciarlo questo materiale, dobbiamo aver fatto tutto il resto. Come ultima spiaggia, che ancora nel 2008 poteva andare bene, ma attenzione, nel 2022 secondo me la base di questa piramide sarà cambiata, alla base appunto ci sarà, quindi come la meno favorevole, il disposal, cioè il metterlo da parte, l'uso della discarica. Se ancora nel 2008 veniva visto come ciò che di peggio poteva essere fatto, a breve, a mio giudizio, non sarà più nemmeno contemplato. Bene, allora, quando noi abbiamo a che fare con uno scarto, che cosa ci dobbiamo fare? Parliamo di scarti di biomassa, parliamo per esempio di scarti di alimenti, parliamo di scarti, lo scarto alimentare, voi sapete che può essere poi prodotto a vari livelli, ragazzi, ci può essere il momento, lo scarto proprio agricolo. Vi faccio un esempio, la paglia rimane sul campo, il grano viene preso. Poi c'è uno scarto di produzione, parliamo del riso, la pelle del riso, che è ricchissima di silice purissima, la pelle del riso durante la produzione viene scartato. Bene, quel silicio può diventare un chip, ragazzi, quindi capiamoci quando parliamo di scarti, di che cosa abbiamo in mano. Quindi dicevo, a livello agricolo, a livello di produzione del cibo, ma poi c'è uno scarto anche durante proprio il consumo del cibo, il cibo che viene buttato via. Allora, parliamo di cibo, parliamo di biomassa, ma l'esempio può essere fatto su questo, ma potrebbe essere fatto su tantissimi altri tipi di scarti. Per ogni tipo di scarto si può costruire una piramide di cascading. Che cos'è una cascata? Una cascata è qualcosa che dall'alto arriva fino in basso in una serie di gesti spontanei, potremmo dire, no? L'acqua spontaneamente tonfa dall'alto verso il basso. Perché parliamo di piramide della cascata chimica? Perché prima di tutto, ragazzi, quando abbiamo uno scarto di biomassa, la prima cosa che dobbiamo tirarci fuori è ciò che di più prezioso esiste. Anche in uno scarto alimentare esiste qualcosa che è prezioso. Vi ho detto che voi sintetizzerete a breve, proprio quando ritorniamo a scuola, in questo modulo di chimica verde, vi farò fare esperienza della sintesi delle bioplastiche. Il polilattato si fa con l'acido lattico, che è l'acido di scarto che che un'industria casearia produce in ogni giorno. Quindi ciò che è scarto per un'azienda diventa prezioso per un'altra. Ecco quindi che quello scarto non contiene solo acido lattico, ma contiene anche molecole che diventano nutraceutici o addirittura molecole di interesse farmacologico. Prima di tutto bisogna togliere quello. Poi lo scarto alimentare può diventare cibo per gli animali. Poi può essere fermentato in quella che è la fermentazione classica anaerobica che tutti abbiamo comunque conosciuto, anche se, come dire, quasi per sentito dire, ma io ve la spiegherò appunto nel dettaglio. Ma solo a quel punto, non è che prendo tutto e ci faccio immediatamente la fermentazione. Oppure ancora può essere usato per fare dei biocombustibili o dei fertilizzanti e attenzione, attenzione, solo e soltanto alla fine lo scarto di biomassa può essere prodotto per fare elettricità. Questo, ragazzi, ho fatto l'esempio dell'industria casearia, ma se io penso all'industria del vino, se io penso a qualunque altro tipo di industria alimentare, le cose vanno esattamente nella medesima direzione. E allora, bene, arriviamo a un punto che è quello della bioraffineria. Con questo chiudiamo questa prima lezione. Il concetto di bioraffineria è un concetto che va a sostituire il concetto della classica raffineria. Se la raffineria classica prende il petrolio e ci costruisce qualunque materiale, la bioraffineria prende una biomassa e ci costruisce qualunque prodotto finale. Io su questo per ora chiuderei un attimo.
attimo, andrei qui. Oh, vorrei interrompere, però non so. Allora, un attimo solo. Allora, quick time player. Proviamo a fare comando quit. Vediamo, screen recording, sì, green chemistry. Desktop, save.